concentrarsi sul suono, signora. Vedere la mente come viaggia, come si concentri sul movimento, signora. Risolvere, però soffre un po' di attacchi d'ansia. Ho visto che ogni tanto tende ad agitarsi. ASMR. Salve, buongiorno, benvenuta. Piacere, io sono Eric Chiusi, sì. È la prima volta che vieni da noi. Va bene, allora, ascolti. Quello che andiamo a fare oggi dice il suo nome e cognome. Ok. Dove è nata, signora? Perfetto. La vedo un po' agitata. Non deve esserlo, perché oggi faremo una seduta che lei si tranquillizzerà. Si tranquillizzerà. Allora, la prima domanda che le volevo fare è: da si ha un minimo
persone purtroppo non questo periodo di vita non sono più quelle di una volta. Glielo dico per esperienza, perché anche io, sa, ho avuto. No, io sto bene da sola adesso, guardi, certo, sto proprio bene da sola. Allora, sì, allora mi dica la sua autonomia, lei ha la sua casa, ha il suo appartamento, ha tutto. Bene, allora cos'è che la fa star male, signora? Mi scusi, che non riesce a trovare. Allora, questo secondo me è legato a una cosa dell'infanzia, perché lei ha paura di rimanere sola, ma non deve averle, perché alla fine se si riesce ad arrivare alla totale autonomia di vivere anche da sola e di si apre un mondo. Allora, vediamo un attimo cosa ti spaventa più. Esce, ha delle amiche, sì, esce solo il fine settimana. Beh, fra settimana può approfittarne per rilassarsi. Allora, lei prima deve fare un lavoro dentro se stessa, ok? E deve tirare fuori questo trauma, perché secondo me lei, quello che vedo qua, dai test che vediamo, secondo me non ha ricevuto abbastanza. Allora io le dico di coccolarsi da sola, deve fare delle cose che le piacciono fare, quello che si sente di fare, per esempio andarsi a mangiare una pizza da sola, o andarsi a fare un viaggio, un giro, non so che è. Però le dico che quando lei comincerà a fare questo, le assicuro che se le si aprirà un mondo, ok? Allora, adesso signora, andiamo a fare un test che andremo a stimolare la sua mente, ok? Ultima domanda. Eccola qua, l'autonomia. Cosa la rende felice dell'autonomia? Cos'è che la fa star bene? Perché c'è l'autonomia, sì, però qual è la cosa che la gratifica, insomma, che può sentirsi libera? Ecco, vedi signora, vede, allora faccia questo ragionamento qua. Il fatto che lei è autonoma non dipende da nessuno e deve, come si dice, deve tenerlo presente questa cosa. Perché è molto importante, perché mia cara, ci sono persone che purtroppo sono messe molto male, sono insieme a persone e non riescono a liberarsene anche per problemi economici, gli tocca stare con lui, quindi lei deve accettare questa cosa e fare un lavoro dentro se stessa e vedrà che dopo tutto si risolverà. Perché dopo, quando lei arriva nella convinzione di stare bene con se stessa e dentro di sé, vedrà che dopo arriva tutto quanto, perché le cose, allora si ricordi signora, che la gente percepisce ogni cosa della persona che ha di fronte. Percepisce anche che lei ha un estremo bisogno di avere una persona a fianco, e questo è negativo, perché se lei mi trova tipo una persona narcisista, che è una persona che fa stare male, che ne approfitta, che cerca di sminuire l'altra persona, lei mi trova una persona così, lei capisce che andrà sempre più giù, perché le manderà l'autostima ancora più bassa di quella poca che adesso.
Quindi, signora, bisogna imparare a volersi bene, prima con se stessi e poi aprirsi agli altri, ok? Allora, adesso, signora, non so se lei conosce già questo attrezzo qua. Ecco qua. Allora, questo, signora, vede che ci sono cinque palline, ok? Sono cinque palline. Sono legate a 5 gradi, che il primo è lo stimolo, che può essere esterno o interno. Esterno è, per esempio, è un evento che è successo, che è percepito da tutti i sensi che ha. Interno invece proviene dai propri pensieri, capito? Ed emozioni varie, ecco. Dopo abbiamo la CNA. Il cervello rettiliano, che sarebbe la sopravvivenza, la proporzione, l'esplorazione del territorio, così la procreazione. Questo riguarda la seconda sfera. La terza sfera è il sistema limbico. Cos'è? È l'elaborazione delle emozioni, dei pensieri, la motivazione. Dopo c'è anche l'apprendimento, ecco. Poi abbiamo la neocorteccia, che sarebbe legata alla coscienza, all'intelligenza, alla creatività, alla cultura e alle idee varie, alla percezione delle idee. Poi la quinta sarebbe la emozione dell'individuo, okay? La creazione dell'individuo. Che sarebbe tutto il complesso, la creatività che può essere, la consapevolezza che può essere consapevole o inconsapevole, può essere un soggetto attivo o passivo. E che questa qua ultima, che è la creazione dell'individuo, riassume tutta la somma delle altre quattro sfere che abbiamo visto, che procede appunto al processamento dello stimolo. Allora, dopo io che le ho spiegato tutto questo qua, adesso, signora, andiamo a rilassarci, ok? Allora, adesso mi si rilassa. Facciamo un respiro profondo, 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 profondo. Questo è il primo test, poi ne faremo un altro. Questo qua è un po' più statico, l'altro un po' più emozionale. Allora, signora, adesso le dico di fissare attentamente l'oggetto. Adesso io le parlerò mentre faccio proseguire l'oggetto, ecco. È pronta, signora? Ok. Concentri sul suono, signora. Con l'occhio segua le sfere. Con gli occhi le segua. Le segua bene il movimento. Si rilassi e segua il movimento. Si concentri sul suono, che si fa sempre più flebile. Ecco, adesso si concentri sul movimento, questo qua. Un movimento perfetto. Yeah.
silenzio, segua con l'occhio il movimento. Vede? Lo segua, signora, lo segua attentamente. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Lo segua, segua il movimento, tranquilla, 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 tranquilla. Molto rilassata. Bene, adesso passiamo al secondo test, ok? Che è un po' più invasivo per la sua mente. Comunque non si deve preoccupare, ok? Che è una cosa normale questa, ok? Non si deve preoccupare. Allora parto, signora. Allora, questo qua è diverso. Questo andiamo a vedere la mente come viaggia. Com'è confusa questa mente, la andiamo a sistemare. Lei intanto incomincia a si concentri sul movimento, signora, il movimento che si fa sempre più veloce. Guardi gli anelli che si muovono, il movimento si fa sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce. Ok, signora, adesso mi deve chiudere gli occhi, ok? Si concentra, adesso li apra e guardi intensamente il centro della pallina più grossa. Voglio che lei torna indietro con la mente e torna indietro quando era bambina. Questa bambina nella sua cosa.
seduta, comunque ne faremo altre. Allora, io ho visto il suo stato, ti dico subito, secondo me è un calmantino, qualche goccina, bisogna prescriverla, una cosa leggera, non le voglio prescrivere cose pesate, perché lei ha un piccolo trauma da risolvere, però soffre un po' di attacchi d'ansia, ho visto che ogni tanto tende ad agitarsi, ma non deve, signora. Lei quando si sente che è un po' insicura, mi prende queste goccine ed è a posto, ok? Io adesso le scrivo la ricetta, ok? Eccola qua. Allora, questa ricetta qua, ecco, tenga, ok? E poi volevo scrivergli il referto in modo che lei abbia qualcosa, insomma, per studiarsi, insomma, il suo problema. Allora io le scrivo, le ho scritto tutto, perché intanto che le scrivo cosa deve fare. Comunque ci vediamo tra 6 mesi, tra 6 mesi facciamo un'altra seduta per vedere un po' come... No, è meglio tra un mese, meglio tra un mese. No, una settimana, allora, io di solito non faccio colloqui ripetitivi perché voglio vedere i successi, cioè i successi, i miglioramenti a distanza, perché a distanza di una settimana è poco, però la posso seguire sempre telefonicamente se lei ha bisogno. Io le lascio il mio numero che è scritto qua sulla cartella che scrivo, e niente, quando vuole, se vuole fare una seduta prima di un mese, volentieri, e mi chiama e ci mettiamo d'accordo, ok? Allora, le scrivo qua, prescrizione, ok? Me la prende, allora le cucine me le prende quando ha questi attacchi di ansia, che si sente un po' insicura, ok? Ecco, allora, però la vedo già meglio, la vedo già un po' più rilassata. Sì, questi sono i test che noi facciamo adesso. Allora, io le faccio il referto, quello che le ho scritto, che abbiamo fatto oggi, e niente, lei soffre un po' di ansia, di insicurezza, però lei delle volte anche a casa si mette là, pensi a questa bambina, al suo interiore, al suo passato, e pensi a quello che è diventata oggi, e allora si renderà conto che un po' alla volta miglioreremo questa situazione, ok? Vedrà subito che quando lei esce da questa porta si sentirà sicuramente già diversa. Sì, gliela assicuro, le verrà voglia di fare cose che non ha mai fatto prima. La assicuro, signora, che troverà la sua totale sicurezza, ok? Ma dice che è troppo tardi, tra un mese, va bene, allora facciamo, va bene, facciamo tra 2 settimane, ok? Se lo fa sentire bene, la facciamo tra 2 settimane, va bene? Ok, perfetto, signora, ok, non si preoccupi, allora mi dica la data, ok, la mattina, il pomeriggio, le va bene? Mattina, perfetto, allora l'ho scritto qua, bene, signora, allora adesso vado a casa, tranquilla, vado a mangiare sul gelato, si vada a prendere un aperitivo e si scrolli un po' di dosso i problemini che ha, che non sono veri problemi, sono pensieri che si fa in testa e che quindi non servono, vanno solo ad alimentare le insicurezze che lei ha. E si ricordi, signora, che con la paura non si va da nessuna parte, deve eliminare le paure, ok? Me lo promette? Beh, dai, allora noi ci vediamo tra 2 settimane, ok? Mi raccomando, signora, stia forte, in gamba, che vedrà che ce la facciamo, ok? Va bene, arrivederci, bye.
si figuri, signora. Ma le pare. Arrivederci, signora, arrivederci.